stelle che vincono perché sono forti e coraggiosi come te. Non hanno mai paura e con disinvoltura affronta le difficoltà. Sceriffi delle stelle che nessuno fermerà, perché fanno sempre tutto con lealtà. Sono proprio degli eroi, sono come tu li vuoi, con loro sempre vincerai. Sceriffi delle stelle siete tutti noi, arditi e leggendari i nostri eroi. Sceriffi delle stelle, chi lo sa se poi un giorno ci vorrete accanto a voi. Sceriffi delle stelle, sempre con lealtà, voi combattete per la libertà. Sceriffi delle stelle, chi lo sa se poi un giorno ci vorrete lì con voi. Attivare le camere dimensionali. Nemesi mi ha assicurato che voi due siete i migliori. Spero che sia vero e me lo auguro per voi. Il re Jared sta per incontrarsi con altri capi sul pianeta Yuma per formare un'alleanza contro di noi. Questa bomba servirà a catapultare l'intero edificio nella zona dimensionale. Consegnatela al nostro agente umano. Solo lui può farla passare al controllo di sicurezza. Passare. Grazie. Quella è l'entrata principale. Molte grazie. April mi ha informato che con questo nuovo sistema si possono individuare i dimensionali. Proprio così, spada d'argento. Se uno di loro cerca di intrufolarsi, il dispositivo ad onde attiva un segnale d'allarme e noi lo blocchiamo. Ottimo. Comunque noi rimaniamo nei paraggi, non si sa mai. Mio padre ha sempre sostenuto che i pianeti dovrebbero allearsi. Sì, troppo spesso si sono fatti la guerra per niente. Ora che il re Jared è diventato nostro alleato, ha accettato di incontrarsi con i comandanti che un tempo erano suoi amici, il che è promettente. Se siamo tutti uniti, potremo riuscire a ricacciare i dimensionali nella loro dimensione una volta per tutte. Già, ma di questo ormai si è parlato tanto che Gatler sarà venuto a saperlo. E certamente non se ne starà con le mani in mano. Ehi là! Colt, ti sembra il modo di spaventarci? Su, montate, si va a mangiare la pappa. Mi è venuta una fame, ragazzi. L'idea mi sembra piuttosto allettante. Beh, allora andiamo. Ma non puoi andare più piano? Che cosa vuoi fare? Voglio farti tornare l'appetito. Beh, com'è andata? Tutto liscio, ho piazzato la bomba secondo il piano. Bene, credo che il vertice dei comandanti dovrà finire prima del previsto. E chi è questo? Ti comunico che non ci servi più, Uma. Eh? Razza di traditori! Per tutti i fulmini! Via di qui! È un dimensionale! Ehi,
Ehi, tu, fermati! L'ho perso. Il dimensionale è scappato, si è confuso con la folla. Hanno ferito questo tizio e l'hanno ridotto piuttosto male. Dobbiamo portarlo immediatamente da un medico. Sì, andiamo, ma stavolta guido io, intesi? Rapporto. C'è stato un imprevisto. Di che genere? I sceriffi delle stelle sono intervenuti prima che io avessi il tempo di eliminare l'umano. È stata piazzata la bomba? Sì, l'umano ha eseguito il suo compito, ma poi ha mangiato la foglia ed è fuggito. Comunque siamo riusciti a... Sei un idiota! Così adesso spiattellerà tutto agli sceriffi! Devi rintracciarlo prima che sia troppo tardi. Devi assolutamente impedirgli di parlare, mi hai capito? Ho capito. Da quando in qua i medici trattano così i loro pazienti? Indubbiamente quell'uomo deve sapere qualcosa di importante. Allora forza, perché non mi dici di che si tratta, amico? Fermati! Come ti ho detto, in piedi! Non ci provare! È ritornato nella zona dimensionale. Ma siamo davvero certi che lavorasse per i dimensionali? Tutto sembra confermarlo. Era al Palazzo delle Riunioni oggi ed è passato al controllo grazie ad una tessera di riconoscimento falsa. Molto probabilmente i dimensionali hanno saputo del nuovo sistema di controllo. Esatto, e lo stavano inseguendo quando siamo passati noi con la jeep. Secondo me aveva già svolto il suo compito e i dimensionali volevano chiudergli la bocca per sempre. Ho recuperato la sua valigetta, ma era vuota. Mi piacerebbe proprio sapere che cosa conteneva. Beh, dobbiamo scoprirlo. È più facile a dirsi che a farsi. Già, e non possiamo nemmeno cavare una parola da quel doppio giochista finché non sta meglio. Non ci rimane che chiedere di rimandare il vertice. Impossibile. I partecipanti alla conferenza si insospettirebbero sicuramente. E sono certo che schizzerebbero sui rispettivi pianeti come delle schegge. È necessario che i colloqui continuino. Questa alleanza è importantissima per la galassia. Come ha potuto un umano stare con i dimensionali? Ah, c'è gente che farebbe qualunque cosa per mettersi in mostra. Si è svegliato, potete vederlo adesso. Voi chi siete? Dove sono? All'ospedale di Yu. Perché? Cos'è successo? Sei rimasto ferito gravemente. Noi ti abbiamo trovato e ti abbiamo portato qui. Ma perché? Non riesco proprio a ricordare cos'è successo. Amico, non abbiamo tempo da perdere con le commedie. Cosa c'era in questa valigetta? Te l'hanno data i dimensionali? Dimensionali? Ma cosa state dicendo? Non riesco a capire che cos'è questa storia. Io non ricordo più nulla, un vuoto in testa. Il mio nome, il mio paese, il mio lavoro... Chi sono? Io effettuo un controllo computer della foto, mentre voi due ispezionate il centro congressi. Non mi piace affatto quel tipo.
April sta cercando di fargli recuperare la memoria e se ci riesce speriamo che ci possa aiutare. Il dottore ha detto che secondo lui dovrebbe trattarsi di un'amnesia temporanea, quindi speriamo che gli passi presto. Già, speriamo. Ci rimangono solamente 24 ore e quindi dobbiamo darci da fare. Basta sprecare tempo allora. Andiamo a scovare quei serpenti nel loro covo. Giusto. Riesci a vedere niente che abbia un aspetto conosciuto? Credo di sì, ma non ne sono sicuro. È come se il mondo non fosse reale, come se io fossi diventato improvvisamente un fantasma, un'ombra senza passato. Quando guardo la città mi sembra di farne parte, ma non vedo niente o nessuno che mi faccia venire in mente qualcosa. Non so cosa darei per ricordarmi chi sono. Chissà cosa conteneva la valigetta. L'analisi al computer non ha rilevato niente di strano all'interno dell'edificio. Nessun segno della presenza di dimensionali. Il computer ci svelerà la tua identità. Chissà come mi descriverà. Può anche darsi che il rapporto sia pieno di brutte notizie. Forse sarebbe molto meglio per me se potessi ricominciare la vita da zero. Abbiamo scoperto chi sei. Sappiamo il tuo nome, sei Frank Fogarty. E sei un famoso esperto di esplosivi. Sono Frank Fogarty, avete detto? Sì, esattamente. Ci sono molte informazioni sul tuo conto. Un tempo eri uno dei migliori architetti della città, ma poi hai preferito distruggere invece di costruire. Non capisco bene. Volete forse dire che sono una specie di criminale? Sì. Sappiamo che hai collocato diverse bombe in numerosi edifici. No! Che cosa andate inventando, eh? Volete fregarmi voi, ecco. Siccome non siete riusciti a trovare i veri colpevoli, avete avuto l'idea di addossare tutti i casi non risolti su un poveraccio che non è assolutamente in grado di difendersi. Smettila di recitare, amico. Sappiamo che hai piazzato una bomba per conto dei dimensionali e noi vogliamo sapere esattamente dove l'hai messa. Vi ripeto che non conosco nessun dimensionale. Lasciatemi in pace! Fogarty! Non c'è proprio nient'altro nel rapporto? No, non c'è nient'altro. Controlla pure, se vuoi. Quindi la nostra pedina è caduta nelle mani degli sceriffi. Non importa, farò in modo che non possano utilizzare nessuna informazione da parte di Fogarty. Stando a questo rapporto, Fogarty aveva un fratello che si presume sia stato catturato dai dimensionali. E questo avrebbe dovuto metterlo contro i dimensionali, a meno che non fosse sempre stato dalla loro parte. Già, l'importante comunque è che si ricordi dove ha collocato quella bomba. Ci deve essere un modo perché recuperi la memoria. Ma sì, gli mostrerò delle foto del suo passato con la speranza che questo serva a qualcosa. Oh, basta, mi fa male la testa! Ma devi riuscire a ricordare. Per favore, basta, non ne posso più! Lo so che è molto doloroso, ma noi dobbiamo cercare di risvegliare la tua memoria. Ci sono molte persone in pericolo in questo momento e tu sei l'unico che può sperare di salvarle. Altre cianografie. Mi sembra di essere diventato un architetto. Saranno perlomeno un migliaio. Sì, abbiamo ispezionato l'intero edificio, ma senza alcun risultato. Però forse qui riusciremo a trovare qualche indizio che ci possa essere di aiuto. Ci siamo! Cole! Starà sognando qualche bella pupa. Non possiamo aspettarlo, andiamo! Andiamo! E questo cos'è? Questa non è che una parte dell'antico acquedotto della città. L'antico acquedotto?
Si estende sotto il centro congressi di Yuma. Fogerty è stato uno dei progettisti del centro, quindi senz'altro è a conoscenza dell'acquedotto. È un posto strategico per far saltare l'edificio. Scommetto che la troveremo lì dentro, la bomba. In questo caso si spiegherebbe perché non la trovavamo. Non è all'interno, ma sotto l'edificio. Ci sono chilometri di tubatura, però ci vorranno giorni per rintracciarla. Il vertice comincerà fra meno di un'ora. Dobbiamo trovare una scorciatoia. L'unica scorciatoia è Fogerty e con lui c'è April. Già. Sì. Ti sei forse ricordato qualcosa? Ti stai ricordando? Sì, ora rammento tutto, ma non glielo dirò. Quello che conta per me è essere dalla parte dei vincitori, cioè i dimensionali. Ma Fogerty... Guardala! Un'unità operativa. Io devo continuare le ricerche. Vai a chiamare Colt. Di corsa, campione. Svegliati, dormiglione. Oh. Chi dorme non piglia unità operative e ce n'è una in libertà. Andiamo. Tieni forte. E ora rendiamogli pan per focaccia. Yahoo! Che cos'è? Altri tubi. Cosa? I dimensionali? Sì, ho capito. Il vertice ha avuto inizio. Non abbiamo più tempo. Allora, dove hai collocato quella bomba? Io non so nemmeno di che cosa stai parlando. Io invece penso di sì. Tu hai recuperato la memoria per intero, te lo si legge in faccia. E anche se fosse vero, perché diavolo dovrei aiutarvi se il risultato per me può essere soltanto una condanna all'ergastolo? I dimensionali hanno catturato tuo fratello. Mio fratello era uno stolto. Non ha capito che gli esseri umani sono più deboli dei dimensionali. Voleva denunciarmi alle autorità, però io gliel'ho impedito. Tu sei pazzo. Ah, davvero? Questo lo vedremo tra qualche minuto. Ma non capisci che i dimensionali hanno cercato di eliminarti? E non vinceranno mai perché non si fidano l'uno dell'altro. E spezzare l'alleanza non servirà a nulla. Il centro congressi verrà catapultato nella zona dimensionale. Ora devo andarmene. E tu non riuscirai a fermarmi. Volentieri, gli invierò saetta. Saetta! Forza, andiamo! Ecco la bomba! Una mossa falsa e salterebbe tutto in aria. Per un pelo. Oh no! Thank you.
reazione rapida a rombo. Vertice è andato bene, ma ho sentito come dei rumori di battaglia. Ah sì, erano solo dei dimensionali che volevano dare un po' di fastidio. Avranno la vita dura quei furfanti d'ora in poi. Siamo arrivati alla creazione di un fronte unito per combatterli. Oh, è fantastico! Già. April, sono curioso di sapere come sei riuscita a far parlare Fogerty. Beh, ecco, io l'ho persuaso con le buone. Oh, anch'io avrei fatto lo stesso. Ah? Non credo, Colt, tu hai il grilletto facile. Il grilletto facile? Io? Sceriffi delle stelle che vincono perché sono forti e coraggiosi come te. Non hanno mai paura e con disinvoltura affronta le difficoltà. Sceriffi delle stelle che nessuno fermerà, perché fanno sempre tutto con lealtà. Sono proprio degli eroi, sono come tu li vuoi, con loro sempre vincerai.